Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del reboot di Ratchet & Clank. Niente, ci eravamo lasciati qua appena atterrati su Gaspar e niente, bisognava andare a trovare, non mi ricordo che cos'era, una maschera, insomma un jetpack, insomma quelle cose là. E niente, andiamo. Tanto fatemi vedere se c'è qualche arma nuova. Qual è il plasma? No, a parte che non c'ho soldi, però secondo me non ne vale. E niente, andiamo avanti. Puoi dirlo forte, diamo un'occhiata in giro, dobbiamo scoprire qualcosa. Già, mette zucco, non lo scordiamo. Grandioso, una porta blindata. Quanto non sopporto le cose fatte in lega pesante. Ci sono gli altri mostri. No, sembrerebbe di no. Tanto viene il fammi prendere qualche morto, perché sono usciti di qualche scatolina. Nuova carta, guardiamo un po'. Vabbè, Skid Mac Max. Allora, però abbiamo sbloccato il set, diciamo. Ok, bene. Ve ne andrete mai più! Donna santa, oh no, finalmente. Va, vai di sotto, bello, bruciati. Non distruggermi le porte! Sono artigianali, sai? Dio, no, dammi, vabbè, Discotron, si ballano un pochino e poi il pixel a fuori, vai. Vai, uno. Due. E tre, e vai. Tanto ho visto una nuova carta, vediamo un po'. Vabbè, te lui una PG. Ok. Un altro set sbloccato. Eliminati. Forza, muoviamoci. Hai molta sufficienza per comprare un fiore cinico e guarda caso ne ho appena ricevuto uno. Anzi, martello protonico, subito, vai, move. Bello, vai, che qui fa bene, cioè, dà il suo effetto. Addio. Sono secco.
riprendo un po' di vita, perché per cosa mi hanno levato. Tempo di ballare, vai. Olè. Perché non ballano? Ballate un po'. Bravi, va. Sono vicini al mio progetto segreto. Fermatevi, cretini. Arrivano altri. Attenzione, via piano, piano zero. No, martello mi sa che va in terra. Vai, Ale. Mi stai giù il concetto, dov'è? Non lo vedo. Eccolo lì, non ti rimetto. Finiti, ce n'è altri, ce n'è altri, meno male. Per superarlo il duo doveva attivare tutti e tre i pulsanti rapidamente. No, ce n'è un altro, ok, dai, non è morto. Intanto ho preso una cosa prima, un attimino, Ho preso un'altra olo-scheda. Vedi, è sbloccato qualcosa? No. Poi, un attimino, adesso sono qui. Scambia doppie. Questa. Una raccolta completata. Basta, finito. Sì, tuttora ci capisco poco, cioè non c'è lì da scambiare. Cosa faccio io? Cosa devo fare? Aiuto. Ah, qui sopra mi dà. Che cazzo, no, quella è cosa per. Quella c'è la ossa, c'è la vite da girare. Ratchet sognava di poter scivolare sulla rotaia. Cosa che farà? Ah, ok. I grinda scarponi. Scusate un attimino, ero un attimino. Ero un po' perso. Eccoli lì. Gris scarponi. Ale, via. Così si fa anche sulle rotaie. Indossati i grinda scarponi, Ratchet saltò sulla rotaia. Mentre trova il jetpack, usò i suoi grinda scarponi per esplorare il tanto pianeta. Li prendiamo tutto e adesso si può andare di qua. Ale, vai. Ma io ho slow motion. Mi devo versamine più avanti. Ce l'ho salto, non andava di più, volevo cambiare. Seduto, come sempre, che fra l'altro non manca poco alla punta di livello. Ok, colori, cioè, diciamo troppo colorati, colori troppo accesi mi fanno vedere un po', diciamo, dove devo saltare, ecco. E tu devi essere lo schiavetto che aiuta Drek a terrorizzare la galassia. Quello è soltanto un lavoro. La mia vera passione è sempre stata la neuroscienza d'avanguardia. Da circa un annetto ho l'hobby di collezionare cervelli di telepalpici. Collezioni cervelli per hobby? Fammi indovinare, sei ancora single. Lo studio dei cervelli è una nobile arte.
quando sarò riuscito a comprendere i poteri dei telepolpici, creerò finalmente un esercito. Così nessuno avrà più il coraggio di rubare il mio pranzo dal frigo aziendale. Cioè, contribuirò al benessere di tutti i Blar. Senti, se riuscite a procurarmi qualche cervello di telepolpico, vi darò questo jetpack. Allora, questo cos'è? Ratchet non poteva usare. Ah, ok, quindi chiede il jetpack. Va bene. Ah, questi sono, diciamo, cervelli, ok. Ne hai trovato uno! Ottimo lavoro! Sì, vabbè, vado veloce, senza stare a perdere tempo, a meno che non sia necessario né sconfiggere loro. Senti un po', pensaci te, vai. No, madonna, che culo. Ohia. Ascolta qui. Ale, Mister Zurko, bello qua. L'abbiamo fatta. Ale, torniamo indietro. Torniamo indietro, ci posso arrivare da qui. Vabbè, meno male, ci posso arrivare da qui con lo switch. Sì, senza morire magari, eh. Cos'è questa scena? Qualcosa? No. Pensavo fosse tipo una loro scheda, qualcosa cicciata nel terreno. Sapete una cosa? Ho recuperato un infobot altamente riservato della Drake Industries. Se mi portate qualche altro cervello, potrei anche pensare di cedere. Vai, tonfa. Hai davvero una fissa per i cervelli, eh? Sì, puoi dirlo. Grazie al jetpack, Ratchet divenne l'incubo dei cieli di migliaia e migliaia di pianeti. O almeno poteva evitare il traffico. Cos'è quello lì, l'infobot? Ma ne vuole 20. Vero che non è un problema, però... per sorvolare il territorio ostile. Quindi ora c'ho da andare. Mi va? Dobbiamo andare lì, vediamo. Vuoi imparare come si dice? Cosa non faccio per te, socio? Ce n'era altri, no. Mister Zurko non interessa. Nella mia vita, ma la più difficile è stata dire telepolpico 10 volte di seguito molto veloce. Sia quasi impossibile. Telepolpico. Lui cos'è? È da abbattere o... Boh. Disgustoso.
Quanti siamo riuscendo alle 6? Però lunga la vostra. Che sto andando un po' a caso io, a livello di questi cervelli, cioè giro un po' intorno, cioè non è come se torna indietro un pochino. Vai, ole, questa. I ragazzi spero sempre di Rino, non lo volevo chiamare. Mi sa che, come già dissi in uno dei precedenti episodi, mi sa che sono posizionati in zone specifiche, cioè non è una cosa casuale, credo, chiaramente. Ma lui davvero ci si può fare qualcosa? Sì, ci si può fare qualcosa, e secondo me ci dà anche parecchi cervelli, cioè non uno. Spero e mi auguro. No, balla, devo ballarsi. Una brutta idea. Veramente inguardabile. Oh, allora, la volo, dai, sì. Sembra una sega, via. Il Tezurgo penso ci sia un'altra volta. Si farà un colpo, eh. Sì, era meglio usarlo prima. Vedrai il pixelatore non arrivava a livello di città, così laggiù. Vai, Ale, dai, anche il cervellino. Guarda, di tre, buono. Immaginavo qualcosa, meno male, via. E su. Quanta. Another. Dai, tutto come sempre, vai ciccio. Non ti arriva. Non c'è nulla, oh no. Cosa è? Che qui? No. Dove domanda? Ah, lassù in cima. Ce la fa. Sì, io ho le anni. Boia, male in mano, devo atterrare proprio su, questa è la lava. Tanto vale. Prova. No, aspetta, mi serve. Devo ricaricare prima. Ci riesco lì, sa. Dai che manca poco che sale anche il pixelatore. Anche il livello 3. Vieni, vai. Sei lontano, non ci arrivo, vai. Però riesca di sotto. Ma che macchina, ho finito le munizioni. Questo ci arriva? No. No, sì, va giù. Se la torre ci arriva, no, aspetta, no, ci arriva male, ancora Zurko, e a questo punto proviamo a creare fusione, ma qui se la torre ci arriva sì ora. Dai che sale, no, peccato, manca sempre poco però. Qui ce ne sono due, buono.
Ah, non ce l'ho più del debuto, dice il verde. Ma vedrai da qualche parte in più, quindi tanto vale ormai, ci siamo e dove vai? Proviamo ad andare avanti. Nuovo livello, pixelatore, buono! Dov'è quell'altro? Dov'è l'ultima pedata? Dov'è? Ora si fa morire, eh? Fatemi sconfiggere loro. L'ho fatta? No. Dov'è l'ultima pedana? Dove cazzo sta? Allora... trovo l'ultima pedana. Tanto ho visto non lo schede, guardiamola un attimino. Due. Niente Rhino. Non so dov'è l'ultima di pedana. Chi è che mi spara? Ah, ma lui è sempre lì, eh? Chi sia lassù la pedana? Infatti, uno. Due. E tre. Olè, vieni. Dai, oh. Che ho... Addio ora muoio. Addio ora muoio, sono morto. Ma che macane. Vabbè, peccato. Però dovrei in teoria ripartire più o meno. No, riparto lì. Cosa fa? No, via, lascio sta, sennò diventa troppo lunga la cosa. Torno dal mio amico e chiama cervelli. Forse mi converrebbe sentire anche un secondo parere. Bene, dammi l'infobot. Praticamente è mia. Ecco l'infobot, ricordate, io ti do. Buonasera, amici. Sono il presidente Drek, con gli ultimi aggiornamenti sulla ricerca del nostro nuovo pianeta. Nei giorni a venire potrete notare un intensificarsi dell'attività Blarg nella galassia. Questo potrebbe svelare alle autorità le nostre intenzioni, ma è una mossa fondamentale per proteggere il passaggio dei nostri saccheggiatori. In particolare, dal cannone baluardo dell'osservatorio sul pianeta Battaglia. Questo cannone ionico terra-spazio protegge la nostra galassia dalle invasioni sin da quando siamo stati costretti nel sottosuolo. Una volta distrutto, il nostro ambizioso piano potrà compiersi. I preparativi sono già in corso, quindi non temete, abbiate fede, eccetera, e bla bla bla. Una volta eliminato l'osservatorio e la sua guarnigione, potremo passare alla fase finale del mio piano. Impediamo Drek di distruggere il cannone baluardo dell'osservatorio. I miei dati indicano che il cannone è sul pianeta Battaglia. Spero solo non sia troppo tardi. Se vuoi un lavoretto per arrotondare, ti ricompenserò per cercare i cervelli rimasti. Infatti, sto pensando a quei 5, no? Rimasti. Bonus speciale. Che lusa. Quanti ne vuoi? 60. Cos'è quello lì? Vabbè, se nel caso poi tornerò con calma.
Quindi non so se no sa che serve, cioè se no sa primaria, se serve per completare la storia, sono le classiche cose facoltative. Guardiamo un attimino e valutiamo. Verso quale pianeta facoltativo? Infatti. Cioè, andiamo allora verso il prossimo pianeta. Il prossimo pianeta. Non riesco a parlare a volte, eh? Anzi, a volte spesso. Andiamo a battaglia. Comunque, ragazzi, direi di terminare l'episodio qua. Anche perché comunque. E due volte dico comunque da tre. È durato forse un po' più del previsto. Anche se comunque c'è. Di suo ci vuole del tempo, eh. Quindi niente. Boh, terminiamo. Ora faccio un attimino proprio scende dalla nave Reset. E niente, detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio, che se non sbaglio dovrebbe essere il sesto. E appunto poi guarderemo un po' di arrivare da questa Savin, no? Cos'è il, come si può chiamare? Lanciamissili, no? Per difendere comunque il pianeta, ecco, battaglia in questo caso. Via, detto questo, vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!